Siamo ora alle polemiche suscitate dall'iniziativa di Don Piero Corsi, parroco di Lerici in provincia di La Spezia, che ha affisso nella bacheca della chiesa di San Terenzio un articolo sul femminicidio in cui in sostanza si invitano le donne a fare autocritica perché a volte lo provocano. L'abbiamo intervistato, sentiamolo. Lei ha scritto "Le donne facciano autocritica quante volte provocano" o non l'ha scritto? Capisce che se lei una frase la scrancia dal prima e il dopo, le può far dire molte cose molto diverse da quello che sta dicendo, Però lei questa cosa l'ha scritta? ma lei ritorna a ripetere quello che ha detto prima. Cioè, scusi, quando lei vede una donna nuda, cosa prova? Quali sentimenti prova? Quali reazioni prova? Beh, ma questo che Non so se c'entra? è un frocio anche lei o meno, cosa prova quando vede una donna nuda? Non è violenza da parte di una donna mostrarsi in quel modo lì? Senta, ma quindi la sua tesi qual è? Che se una donna... No, io non faccio tesi, volevo intanto porre un problema e se ci aiutare a riflettere. Non ho tesi, non ho niente da dire, solo riflettere attentamente sulle cose. Guardi. No, facciamo, no, ah, scusi, non facciamoci a fare delle ideologie che poi capisci, allora vedo, saluto, mi sono stufato. Paolo Poggio per il GR2. E l'iniziativa di Don Piero ha suscitato non poche critiche da parte degli stessi parrocchiani e una severa reazione del telefono rosa. Telefono Rosa, l'associazione che da anni lotta contro la violenza alle donne, chiede l'intervento delle massime autorità religiose e del governo. La presidente Gabriella Moscatelli. Un gesto inqualificabile, primo perché si dice che praticamente la donna è diventata uno scandalo, due, dà la soluzione a tutti questi che commettono i femminicidi, ma non solo, anche la violenza all'interno delle mura domestiche, in un certo senso è da lui giustificata dall'atteggiamento della donna. Questa è una cosa inconcepibile. Io indirizzerò al Papa una lettera nella quale chiederò che intervenga, certi atteggiamenti non sono tollerabili da parte di chi dovrebbe avere a cuore veramente.